intervista classica con il mister Jacopo Zerbinati, del Facility Center. E partita immagino complicata, anche difficile da digerire, sconfitta difficile da digerire, e match che si era messo in realtà bene, forse non avete sfruttato tutte le occasioni del primo tempo, loro hanno effettivamente tirato poco in porta, però alla fine secondo tempo hanno vinto più contrasti, sono fatti più vedere, sono passati addirittura in vantaggio, poi il recupero, qualche poi errore da una parte e dall'altra, arbitrale, un po' gare nervosita, alla fine contropiede loro vincente, non siete più riusciti a raggiungerli. Vabbè, loro comunque sia, complimenti a loro che con un campionato compromesso vengono qui, fanno una gran partita, tornano al campionato al 100%, complimenti a loro, l'hanno meritato. E noi una partita molto sottotono, eravamo partiti bene, col vantaggio, poi ci siamo fermati. Gli errori arbitrali sì, ok, però uguale, bisogna fare comunque molto molto di più, perché non possiamo lasciare che i tifosi arbitrali ti blocchino il risultato, non esiste. Evito di commentare perché voglio evitare, insomma, però dobbiamo fare molto molto di più, non è possibile sbagliare quello che abbiamo sbagliato, quindi è giusto aver perso, complimenti a loro. I meriti anche vanno fatti al portiere avversario, che prese praticamente tutte. E cosa è mancato? E più, ecco, lo spunto nel saltare l'uomo, magari anche un po' di lucidità, di calma nell'impostare l'azione. Oggi ho visto appunto manovre non riuscite alla perfezione, tanti tanti appunto contrasti, tanta foga da parte avversaria, vi hanno un po' compromesso nell'impostazione di gioco. No, è mancata, ci siamo un po' scollati, e questo è uno sport collettivo. Se pensiamo a giocate individuali dentro la metà campo nostra, c'è un grosso problema. Quello purtroppo poi diventa un aspetto mentale, perché questo lo fai quando poi dopo mentalmente non sei tranquillo, non è possibile nervosirsi perché l'arbitro ti manda 5 falli dopo 10 minuti, non è possibile nervosirsi perché non ti viene fischiato il fallo, non è possibile. Se sono questi gli episodi è segno di una forza mentale che non abbiamo e che dove dobbiamo continuare a crescere. Però ripeto, è il lavoro che dobbiamo fare, loro hanno fatto, ripeto, una grossa partita, e ormai c'è tanta amarezza, però non stiamo qui a parlare del fatto dell'arbitro, del rigore, non rigore, non ha senso, è ovvio, c'è rabbia anche per quello, però purtroppo non possiamo prendere che venga sempre il miglior arbitro al mondo. Noi abbiamo avuto la fortuna di avere quest'anno tutti quanti gli arbitri bravi. Sabato scorso a Bracelli l'arbitro è stato secondo me il migliore in campo, e poi a volte ci sono giornate no, io spero che abbia ma per lui, per migliorare in questo sport, abbia l'umiltà di rivedersi male gli highlights e vedere come ha gestito, ma ripeto, per crescere, non per altro. Quindi noi dobbiamo pensare a noi. Comunque appunto, quindi a prescindere da questi errori che ci sono stati effettivamente durante l'arco del match, e è mancata appunto un po' di forza mentale, pensi che sia stato dovuto anche alla sconfitta dell'ultima settimana sul campo del Bracelli? No, perché ci siamo allenati molto bene e non siamo sembrati una squadra che viene da una sconfitta in settimana, anzi ci siamo allenati veramente veramente bene, con grande intensità, e sono partite che purtroppo capitano, quelle partite che non ti aspetti, che pensi che la partita un po' più in discesa, e poi si mette male, perché quando hai tanto da perdere hai un bagaglio emotivo forte, non c'è ancora l'esperienza di gestire una situazione di questo tipo, quindi dobbiamo crescere su questo. Però ripeto, complimenti a loro perché hanno fatto una gran partita, hanno meritato, sono, non dico contento per loro perché insomma sarebbe un po' controsenso, però è giusto che sia questo qui l'epilogo, insomma. Ok, allora ti ringraziamo per questa analisi delle partite, molto lucida, molto anche umile, giusto appunto lavorare su qualche aspetto, e ci vediamo per le prossime partite. Grazie. Grazie mille.